Siete pronti o no per questa ricerca vocale? Allora, io ve l'ho detto già in più video. Oggi abbiamo fatto uno schema molto rapido e intuitivo che vi fa capire come dovreste muovervi. Prima, quando generalmente andavamo a pensare, a immaginare un sito multilingua, lo dovevamo immaginare in questo modo, cioè speculare. Tutte le pagine che avevamo realizzate in italiano, per forza di cose, dovevano esistere anche in inglese e in francese, altrimenti il sito multilingua non si mette in linea. Grossa stupidaggine, cioè non esiste sta roba. Prima poteva andare bene, ma adesso siamo liberi di fare ciò che vogliamo. E perché dobbiamo farlo? Perché dobbiamo rispondere agli utenti che cercano in lingua madre. Quindi significa che abbiamo gli arabi, i russi, i tedeschi, gli israeliani, quindi l'ebraico, i cechi, i turchi, gli indiani e tutti quelli che volete. E per ognuno, come vedete, possiamo avere un'alberatura diversa. Purché quando andiamo a realizzare le pagine, diamo il giusto hreflang e realternate che sia reciproco, ovviamente, in base alla pagina a cui corrisponde nell'altra lingua. In questo caso ho preso l'italiano come lingua principale, ma potrebbe essere qualunque di esse. Potreste creare un link reciproco anche soltanto per una sottopagina di una lingua e destinarlo anche semplicemente a un'altra. In questo caso avremmo per il corrispondente di questa pagina in inglese una sola corrispondenza, ad esempio per il cieco, ma non è detto che questa pagina esista anche per tutti gli altri utenti. Questo sia importante perché? Perché se oggi abbiamo un sito che magari ha soltanto una pagina per ogni lingua che presenta il nostro prodotto a quell'utente, sicuramente possiamo intanto avvicinarci a più utenti per il nostro prodotto. Non è necessario che gli utenti in generale sappiano per forza di cose tutto della nostra azienda. Magari gli possiamo presentare solo un prodotto, solo una pagina, poi magari rimandarli al sito in inglese che comunque un po' più o meno accontenta tutti, ma in quel momento specifico stiamo rispondendo immediatamente a quella ricerca e questa ricerca è la ricerca vocale. Spero come sempre di esservi stato di ispirazione e ci vediamo domani. Ciao!